Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego cosa causa la forma di diabete di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è una condizione in cui il corpo non riesce a utilizzare l'insulina in modo efficace o non produce abbastanza insulina per mantenere il livello di zucchero nel sangue sotto controllo. Questa condizione è spesso associata a una combinazione di fattori genetici, comportamentali e ambientali. Le principali cause e fattori di rischio associati al diabete di tipo 2 includono: predisposizione genetica. L'ereditarietà gioca un ruolo significativo nello sviluppo del diabete di tipo 2. Se hai parenti di primo grado, genitori o fratelli, con questa condizione, il tuo rischio di svilupparla è aumentato. Obesità. L'obesità è uno dei principali fattori di rischio per il diabete di tipo 2. L'eccesso di grasso corporeo, in particolare il grasso viscerale, intorno agli organi interni, può interferire con l'efficacia dell'insulina e aumentare la resistenza all'insulina. Sedentarietà. La mancanza di attività fisica può contribuire allo sviluppo del diabete di tipo 2. L'esercizio fisico aiuta a migliorare la sensibilità all'insulina e a mantenere un peso corporeo sano. Alimentazione poco salutare. Una dieta ricca di zuccheri semplici, grassi saturi e cibi altamente processati può aumentare il rischio di diabete di tipo 2. L'abitudine di consumare grandi quantità di carboidrati raffinati può portare a picchi di zucchero nel sangue. Sindrome metabolica. Questa condizione, che comprende obesità addominale, ipertensione, alti livelli di trigliceridi e bassi livelli di colesterolo HDL, il cosiddetto colesterolo buono, è spesso associata al diabete di tipo 2. Invecchiamento. L'età è un fattore di rischio per il diabete di tipo 2. La maggior parte dei casi si sviluppa negli adulti, ma la malattia può colpire anche giovani, soprattutto in presenza di altri fattori di rischio. Iperglicemia precedente. L'iperglicemia, o livelli di zucchero nel sangue elevati, è spesso un segno premonitore del diabete di tipo 2. Le persone con livelli di glicemia elevati, prediabete, hanno un rischio maggiore di sviluppare la forma completa della malattia. Storia di gravidanza con diabete gestazionale. Le donne che hanno sviluppato il diabete gestazionale durante la gravidanza hanno un rischio aumentato di sviluppare il diabete di tipo 2 in futuro. Altri fattori. Alcuni altri fattori possono aumentare il rischio di diabete di tipo 2, tra cui l'ipertensione, la sindrome delle ovaie policistiche, COS, nelle donne e alcune condizioni mediche, come l'apnea del sonno. Il diabete di tipo 2 è spesso una condizione progressiva, ma può essere gestito efficacemente attraverso cambiamenti nello stile di vita, come dieta equilibrata e attività fisica, e, in alcuni casi, con farmaci per abbassare il livello di zucchero nel sangue. La prevenzione e la gestione del diabete di tipo 2 spesso coinvolgono la riduzione dei fattori di rischio attraverso scelte di vita più salutari. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.